Quello con Bassan era una sorta di spareggio per la Kimet Under 16 della scuola basket Arezzo. Dopo le sconfitte alle finalissime nazionali con Bergamo e Roma, non rimaneva che l'impresa nell'ultima gara del girone A contro la formazione di casa dell'Oxygen Bassano del Grappa. Primo quarto con la SBA sotto di 4 punti, 19 a 15, poi le distanze si allungano. All'intervallo lungo Bassano 41, SBA 34, terzo quarto 65 a 46 per Bassano, che chiude con un perentorio più 30, 88 a 58. I ragazzi aretini più di così non potevano fare contro le forti corazzate delle migliori squadre giovanili italiane. La Kimet Under 16 SBA il suo scudetto comunque lo ha vinto. E dunque diciamo che stasera abbiamo finito la benzina, ci abbiamo provato, siamo stati in partita fino quasi alla fine del terzo quarto, poi abbiamo pagato la loro fisicità, anche oggi 58 a 34 i rimbalzi. Noi avevamo bisogno per vincere oggi di una buona percentuale da 3 punti, invece abbiamo fatto 1 su 18 da 3, abbiamo sbagliato 16 tiri liberi, ma anche frutto della stanchezza, frutto dell'intensità che ci ha messo Bassano, quindi obiettivamente non c'è niente da recriminare. Poi io nell'ultimo quarto ho voluto dare soddisfazione a tutti questi ragazzi, perché mi sembrava giusto, hanno fatto sacrifici e tutti andassero in campo, questa possibilità di giocare una finale nazionale. Quindi diciamo che va bene così, la prima finale nazionale deve essere la spinta per farne altre e farle anche con risultati superiori, però abbiamo fatto una grande annata, questi ragazzi sono stati eccezionali, per me è come se avessero vinto la scudetto, li voglio ringraziare tutti, è stato un onore allenarli, veramente bravi, e spero che comunque anche la città di Arezzo e la SBA siano orgogliosi di noi.